La prima volta è stato ricordato il sacrificio di un carabiniere ucciso il 1 gennaio del 1945 sul sentiero che porta a Cereie da una bomba tedesca a Pratrivero mentre cercava di salvare tre bimbe con la nonna. È con orgoglio e con un po' di commozione che il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Valdilana ha annunciato la commemorazione davanti alla piccola edicola di Pratrivero del carabiniere Urbano Battista Azzolin. Allora aveva appena 35 anni e il ricordo con deposizione di fiori davanti alla cappelletta è stata promossa con il comune di Valdilana e l'ANPI. Questo momento particolarmente importante e significativo per tutta la comunità di Valdilana, ma soprattutto per quella di Pratrivero, la quale sapete che sono anche particolarmente affezionato, perché chiaramente ci abito qua anche con la mia famiglia da diversi anni. Io adesso lascerei la parola a Don Emanuele Piasetti, che ringrazio per essere qua con noi questa mattina per un momento di riflessione e di preghiera. Mi venivano in mente le parole, se ben ricordo, di un capo partigiano in uno dei suoi diari, dove scrive: a noi fu dato in sorte questo tempo. È una frase che ha sempre, come dire, uno spessore, un interesse grande, perché in fin dei conti ad ognuno di noi è dato un tempo da vivere, no? Ed è chiamato ad attraversarlo nonostante le difficoltà. Siamo qui a ricordare, anche a pregare per queste persone che hanno perso la vita in un momento tragico del nostro paese, della nostra storia. Pur da pochi giorni in congedo, si è offerto, come tutti i carabinieri si offrono, di proteggere la popolazione.